psicologico degli educatori anche mediante l'impiego di linee telefoniche o siti dedicati la definizione di una vera e propria strategia contro la radicalizzazione e l'estremismo da perseguire con il dialogo, la diffusione di materiale informativo e corsi sul corretto utilizzo dei siti web per contrastare la propaganda estremista il contributo delle organizzazioni non governative che operano in territori di guerra per offrire testimonianze anche mediante il coinvolgimento di ragazzi provenienti da quelle aree geografiche in veste di ambasciatori della gioventù e consiglieri antipregiudizi. Incrementare inoltre le iniziative di prevenzione del fenomeno favorendo la cooperazione tra gli istituti scolastici e le best practice in essi sperimentate. Con la presente mozione, Presidente, invitiamo il Governo ad adottare anche nel nostro paese una strategia nazionale di controradicalizzazione mediante la formazione di operatori qualificati e una campagna di prevenzione che coinvolga la società civile e le, qualifica... e le istituzioni qualificate a tutti i livelli. Siamo certi che solo con un impegno congiunto si possa arginare e, con il tempo, alla fine debellare questo grave fenomeno, generato più spesso da situazioni verosimilmente di disagio sociale ed inoltre anche da reali finalità di natura terroristica che spesso appaiono sempre più deboli. Io avrei terminato, Presidente, e grazie per la residua attenzione. Grazie, grazie onorevole D'Ambroso. È scritto a parlare il deputato Ferrari, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Eh, L'intimità dell'Aula mi induce ad esporre piuttosto sinteticamente il mio contributo. Il Partito Democratico sostiene conventamente questa mozione del collega D'Ambroso, l'ha sottoscritta per tramite del collega Fiano, come ricordato dalla Presidenza, e la condivide nell'approccio che propone tanto quanto nelle azioni che prospetta. Parlare oggi di terrorismo, in particolar modo di matrice religiosa, impone un'analisi geopolitica, sociologica ed anche economica delle dinamiche che stanno interessando il mondo arabo e non solo, e anche l'intero occidente. L'inaudita escalation di violenza e brutalità che sta connotando in questi ultimi i tempi l'azione dei terroristi, terroristi islamici e del terrorismo più in generale oltre a scaturire da contrasti all'interno dello stesso mondo islamico risiede in un solco colpevolmente scavato tra la nostra civiltà e la loro. Questaula però non può e non deve essere un mero osservatorio di atrocità, non può limitarsi ad un'analisi storica perché noi tutti siamo tutti protagonisti di questa storia. Dinanzi alle brutalità, dinanzi al deplorevole tentativo di cancellare uomini, città, storie e forse intere civiltà, dinanzi a fenomeni con urgenze di con l'urgenti minacce alla sicurezza dei nostri cittadini, questo Parlamento ha il dovere di intervenire. La logica emergenziale che spesso tristemente contraddistingue il nostro paese questa volta deve lasciare il passo a quella prevenzione. E proprio questa parola, prevenzione, deve essere la nostra migliore arma per rispettare lo spirito pacifista della nostra Costituzione che all'articolo 11 in particolare dobbiamo affiancare alla diffusa azione di intelligence una serie di strategie e programmi tesi alla lotta del radicalismo e del fondamentalismo. Spesso le tragedie impongono reazione forte e diretta che miri a placare la richiesta di giustizia nella popolazione, ma qui siamo di fronte ad una guerra dai contorni atipici. Il nostro nemico non ha volto o ne ha molte. In più, quando una parte in causa nel conflitto accecata dall'odio trascende nel fondamentalismo, ritenendovi sia uno scontro di civiltà, le armi di contrasto sono inermi e le parole spesso possono diventare come spade. Per questo anche in Europa si sta cercando di promuovere politiche che sappiano farsi faro di programmi di prevenzioni tesi alla deradicalizzazione. Corretto allora richiamare a questo proposito il documento politico più esaustivo in materia redatto dalla Commissione dell'Unione Europea del 2014 che individua dieci settori in cui gli Stati membri dell'Unione Europea sono chiamati a rafforzare le rispettive azioni per prevenire qualsiasi forma di estremismo che conduca alla violenza indipendentemente dalla fonte di ispirazione. Gli Stati membri sono invitati a istituire programmi volti a facilitare ai membri dei gruppi estremisti l'abbandono della violenza e dell'ideologia soggiacente. Le dieci raccomandazioni, voglio ricordarle, tendono a sviluppare strategie nazionali. Gli Stati membri infatti sono incoraggiati a istituire adeguati quadri di riferimento che coinvolgano le organizzazioni non governative, gli operatori in prima linea, i servizi di sicurezza e gli specialisti del settore con l'obiettivo di promuovere in modo più efficace lo sviluppo di misure di prevenzione contro l'estremismo violento e il terrorismo. Due, la piattaforma europea della conoscenza per la raccolta e la diffusione delle migliori pratiche, nonché per l'elaborazione dell'agenda di ricerca. 3 valorizzare le attività della rete per, per la sensibilizzazione in materia di radicalizzazione, 4 sviluppare e agevolare la formazione degli operatori in prima linea che lavorano con gli individui o i gruppi a rischio, 5 fornire in ciascuno stato membro programmi di sostegno al disimpegno dalla violenza e alla deradicalizzazione a favore dei membri dei gruppi estremisti, 6 cooperare più strettamente con la società civile e il settore privato per rispondere alle sfide che provengono da da internet e dalla rete, sette rafforzare la capacità di reazione alle vittime, incoraggiare i giovani a esercitare il loro spirito critico nei confronti dei messaggi estremisti, intensificare la ricerca sulle tendenze della radicalizzazione ed infine decimo, collaborare più strettamente con i paesi partner al di fuori dell'Unità Europea dell'Unione europea. Inutile affermare che l'Italia non può permettersi di restare isolata e fuori da questa strategia comune, al contrario con questa mozione si vogliono, a mio avviso, avviare misure di derac deracalizzazione, di carattere socioculturale, di prevenzione contro l'estremismo violento e il terrorismo. Occorre valorizzare il ruolo degli educatori, occorre creare una vera e propria rete sociale che sappia includere, ascoltare, differenziare e proprio il contrario, cioè proprio nella direzione del di, non, di uscire dall'isolamento. Dalla formazione scolastica si deve partire per radicare un cambiamento di cultura, teso alla tolleranza e al multiculturalismo come valore aggiunto per il nostro vivere quotidiano. Oltre alle necessarie e imprescindibili politiche di contrasto al terrorismo, il nostro Paese ha bisogno di invertire quel trend di ghettizzazione linfa vitale per il fondamentalismo religioso. L'Italia, a cui è unanimemente riconosciuto un enorme spirito umanitario in tutte le missioni di peacekeeping, è in ritardo nella stratificazione di una cultura multiculturale di integrazione. Siamo un grande popolo che ha fatto della eterogeneità il suo più grande valore e proprio su questi valori dobbiamo costruire una nuova società più inclusiva, più aperta e proprio per questo più sicura. La storia ci ha insegnato che i muri che non risolvono i problemi probabilmente ci insegnerà che questa guerra la si vincerà non con le armi ma proprio con la prevenzione. Sarà un cammino lungo per di più eh, che seguirà, eh, si articolerà per strade ancora da costruire ma si tratta di un cammino obbligato. Io penso che ci dobbiamo credere e dobbiamo anche ricordarci nel crederci che non siamo soli. Tanti sono gli insegnamenti di ieri e di oggi che ci affiancano come quello di Fernand Brodel che vale per il nostro modo di agire, per cogliere il modo giusto di agire secondo cui la storia si fa, si interpreta e si racconta, e in questo caso parliamo di questa storia attraverso il dialogo tra tutte le scienze umane, o come quello di Bauman che vale per determinare l'orizzonte il nostro agire che proprio oggi sulle pagine di Repubblica ci dice che siamo chiamati a unire e non a dividere, qualunque sia il prezzo dei sacrifici che dovremo pagare nell'immediato, a lungo termine la solidarietà rimane l'unica via Possibile per dare una forma realistica alla speranza. Grazie. Grazie onorevole Ferrari. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo al Governo se intende intervenire ora o si riserva di farlo successivamente. La seconda. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 16 giugno 2015 ore 10 svolgimento di interpellanze e interrogazioni ore 12 seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei